Ayaria luna paco. Alo da paco. Ya ti doy en de turnadi cuatro. Ya ti doy en de turnadi cuatro. Fimene, fimene, casare alle ulie. Casaria vindi mare, vindi mare, e sotto lo cipone la facete fare, e sotto lo cipone la facete fare. Thank you.
La 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 la
popolare ha sempre risposto ad un'esigenza immediata, ad un'occasione, quindi quando c'era ad esempio da mandare un messaggio d'amore si ricorreva alla serenata, quando c'era da ballare c'erano un sacco di musiche da ballo, tra cui ad esempio la pizzica, quando c'era da esprimere la propria religiosità si ricorreva ai canti rituali, religiosi, e allo stesso modo per i canti di lavoro e così via. Un tipo di canto diffuso in tutto il mondo, in tutte le culture, è sicuramente la ninna nanna. E la ninna nanna non serviva soltanto a cullare il bambino, a farlo addormentare come cantilena, ma era anche un modo che utilizzava la madre un po' per sfogare le difficoltà della sua giornata, ma anche attraverso il canto per proteggere il suo bimbo e renderlo immune a quelle che potevano essere tutte le difficoltà, tutti i demoni nell'aria. Perché a pensarci bene, il canto è già magia, la parola incantesimo contiene il canto al suo interno. E questa ninna nanna che viene dal nord della Puglia, dal Gargano, a un certo punto dice: "Oh ninna nina, ninna nanna, quanto ti voglio bene. Sebbene non ti volessi, non ti canterei, perché il canto è già un atto d'amore. Ninna nanna." Ci sono tutti!
Mauro. E non ci sento già.
C'era la credenza che quando si veniva morsicati dalla taranta si potesse cadere in uno stato di profondo malessere, di disagio esistenziale, e che l'unico modo per espellere il veleno del ragno ed esorcizzarlo e star bene fosse attraverso la danza, la musica, la pizzica tarantata che consentiva poi di avere la guarigione. Ma non erano soltanto gli elementi singoli del rituale, la danza, la musica, il colore, l'acqua, eccetera, che potevano meccanicamente garantire il successo della terapia. Era l'intera comunità
che si riuniva accanto a chi stava soffrendo e talentato e non lo abbandonava, non lo lasciava lì, anche quando questo poi è diventato un forte segno di vergogna nel XX secolo, ad esempio, perché aveva un talentato nella famiglia, nel paese. Ad ogni modo non si veniva abbandonati, perché se balli solo non ti puoi curare.
canzoniere grecanico salentino. Il tarantismo è morto, questo rituale, questo fenomeno non esiste più. Ma ad essere scomparsa non è la Taranta, il demone, il male di vivere, perché noi oggi abbiamo i nostri demoni da esorcizzare, tutti nostri. Quello che abbiamo dimenticato è la terapia, cioè l'essere comunità, il non lasciarsi da soli, il fare squadra ed essere solidali. Se pensiamo a uno dei demoni più grandi dei giorni nostri, pensiamo sicuramente alla questione dei migranti, delle persone che cercano una vita possibile lontano da casa e muoiono per mare. Se noi pensiamo al mar Mediterraneo, noi italiani, noi meridionali in particolare, ma tutta l'Italia è bagnata dal mar Mediterraneo, pensiamo a un mezzo di comunicazione. Noi siamo quello che siamo grazie al mar Mediterraneo, siamo prima di tutto mediterranei prima ancora che europei. E questo mare non può essere, né mai sarà una barriera. Bisogna mai dimenticare che siamo un popolo di emigranti e che l'uomo per definizione esso stesso migrante. Abbiamo scritto un brano che si chiama Solo Andata con Henry De Luca e lo dedichiamo tutti noi, a tutti i migranti. Grazie.
hanno detto, beati voi, sai, dal Salento, che state andando in Campania, in provincia di Avellino, a Monte Miletto, ma mi raccomando, portatevi il maglione. Anche noi il maglione l'abbiamo dimenticato, per fortuna. Però sta squagliamo, proprio, cioè, sembra il Faugno Leccese, il peggiore, proprio, cioè, si squaglia bagnati, ma è sempre così, a Monte Miletto siamo stati fortunati noi. Ma il caldo, ma il caldo può anche andare bene, ma l'umido è sempre così o... Vabbè, ci hanno fatto un regalo per noi, per farci sentire a casa. Grazie di cuore per il vostro calore. Y tiene la mía mamá sonada.
vogliamo sentire la vostra voce ancora che canta con noi. Noi abbiamo la fortuna di andare un po' in giro per il mondo a portare questa musica e dovunque siamo stati abbiamo sempre avuto il piacere di insegnare un po' di salentino. Qui essendo in Campania non è che ci sia poi tutta questa lontananza e quindi ci aspettiamo di sentire un salentino perfetto, quasi autoctono e molto forte. Però, giusto per informazione, in Malesia cantavano forte e perfetto il salentino, in Finlandia lo stesso, Polonia uguale, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti, ovunque siamo stati, anche nei posti più inusuali, inaspettati, cantavano fortissimamente e perfettamente il salentino. Ma gridavano anche forte, Massimiliano! E se mi stavate chiedendo... Come abbiamo fatto a insegnare il salentino a così tanti posti difficili? È facile, abbiamo un maestro eccezionale, Giancarlo, che è in grado di insegnare il salentino ovunque. Vediamo come andate voi, ripetete. Na 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 na. Dovete gridare con la stessa intensità che la signora grida il nome di Massimiliano. Così esce un coro fantastico. E c'è anche un bando, potremmo portarvi con noi in tour solo per il coro, quindi non fatevi sfuggire questa occasione. Na 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 na. Abbiamo sentito parlare di viaggi subito, eh? Vedo l'amore, ci lo sape fa. Vedo l'amore, ci lo sape fa. Cioè, qua scatta un otto proprio così sulla fiducia. Oh no. Fatemi un applauso. Allora, ora quando sentite questo ritornello nella canzone, voi lo ripetete, d'accordo? Ok. Non ho sentito. Ok. No. Speriamo che dica bene. Na 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 na.
dopo il concerto accanto al palco, la vista del palco dove potete trovare i nostri CD, e vi salutiamo con Beggio stanotte, grazie di cuore. Thank you.
canzoniere Grecanico Salentino. Voce, chitarra, Buzzuchi, l'anima di mare del canzoniere Emanuele Licci. La nostra danza, la nostra pizzica, i nostri colori, Moira Cappilli. Flauto, zampogna, armonica bocca, ciaramella, clarinetto, basso, qualsiasi cosa suoni e musica, Giulio Bianco. Castagnette, da tamburello, il nostro gioiello, la meravigliosa voce di Alessia Tondo. Musicista, ricercatore, il miglior suonatore di pizzica in assoluto, all'organetto Massimiliano Morabito. Voce, tamburello, bendir e tutta la nostra energia, Giancarlo Paglialunga. Al suono, le nostre orecchie tra di voi, Francesco Aiello. Il cuore del canzoniere Grecanico Salentino, Mauro Durante. Grazie a Marco e a tutti i tecnici che hanno lavorato con noi questa sera. Grazie alle notti dei briganti, grazie Monte Mileto e di cuore, grazie a voi. Il prossimo brano è una serenata, un canto d'amore che ho scritto qualche tempo fa per un altro dei componenti del gruppo fondamentale, Silvia Perrone, che non può essere ancora con noi questa sera perché, diciamo, si è allargata la famiglia. Grazie. Maschio, Samuele. Respiri. Gesù, figlio della notte, va e svegli e ti dici fermo immobile. Ci dormo più in camere o due più. Città, città,
uccisi di Diego.
Grazie ancora di cuore. Bravi.